Oltre 450 imprese presenti, attesi 4.000 visitatori con 800 appuntamenti già fissati attraverso la piattaforma permanente online, che in una settimana ha visto la presenza di 13.000 utenti. Sono i numeri di Connext, l'iniziativa di Confindustria in programma il 7-8 febbraio al MICO di Milano, nata con l'obiettivo di fare rete tra le imprese italiane con un occhio di riguardo anche verso i mercati esteri di Marocco e Est Europa, particolarmente importanti per il nostro paese. A fare il punto alla DN Kronos è Antonella Manzi, vicepresidente di Confindustria. Siamo in attesa ovviamente delle ultime iscrizioni, ma abbiamo già numeri molto importanti che parlano di una grande partecipazione. Sono oltre 450 le imprese che espongono al MICO di Milano, quindi un numero sinceramente al di sopra delle nostre aspettative, con una partecipazione di piccole e grandi imprese che vengono da tutta Italia. Attendiamo circa 4.000 visitatori, quindi numeri molto, molto significativi, e quindi saranno due giorni di intenso lavoro. Ci sono già impegni già fissati, ci sono ovviamente il marketplace continua a lavorare in maniera, devo dire, del tutto dinamica e del tutto proficua, quindi ci attendiamo che anche per i nostri imprenditori possano essere due giornate molto importanti. Oltre alla piazza fisica di Milano in programma la prossima settimana, Connext è anche il marketplace permanente sul web, una piattaforma studiata come punto d'incontro tra le imprese che sta procedendo a gonfie vele, come spiega Carlo Robiglio, vicepresidente di Confindustria e presidente della piccola industria dell'associazione. Con uno sguardo specifico al marketplace possiamo dire con grande soddisfazione che è già un successo, oltre 13.000 utenti nell'ultima settimana, abbiamo poi 1.600 contatti e ben oltre 800 appuntamenti già fissati B2B tra i vari imprenditori e le varie imprese. Quindi già fin d'ora siamo più che soddisfatti e pensiamo che questi numeri potranno essere ampiamente superati anche nei prossimi giorni. Quanto ai giovani che parteciperanno alla due giorni di Connext di Milano, ne parla Alessio Rossi, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. Abbiamo creato uno spazio chiamato Casa Giovani Imprenditori, Casa G, per gli amici e per tutti i partecipanti. Sarà un'occasione in più per fare networking e per legare rapporti che sono nati all'interno della nostra associazione. Ci saranno grandi eventi che coinvolgeranno start-up, piccole, medie e grandi aziende associate al nostro sistema imprenditoriale.